Benvenuti a questo webinar, io sono Michela Di Bitonto di Formexpia e oggi modererò questo webinar. Vedo che già siete in molte, siete già 55 puntualissimi. Oggi parleremo delle linee guida sulla consultazione pubblica che siano state redatte dal Dipartimento per le Riforme Istituzionali e dal Dipartimento per la Funzione Pubblica e attualmente sono in consultazione sulla piattaforma Partecipa, la nuova piattaforma del governo italiano per gestire consultazioni pubbliche. Il webinar durerà circa un'ora e prendo qualche minuto per dare modo anche ad altri partecipanti di collegarsi. E vi ricordo che questi webinar sono organizzati nell'ambito di una iniziativa congiunta tra i due dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e questo stesso progetto, appunto, e questi strumenti che sono stati messi a disposizione, quindi la piattaforma Partecipa e il portale consultazione.gov.it, sono proprio il frutto di questa azione congiunta dei due dipartimenti, finalizzati al rafforzamento delle politiche di consultazione delle pubbliche amministrazioni e quindi anche di diffusione della cultura dell'amministrazione aperta. Questa che vi faccio vedere adesso è proprio la piattaforma Partecipa, potete già visitare questa piattaforma andando su partecipa.gov.it. È stata progettata appunto dai due dipartimenti con il supporto di Formexpia. E personalizzata da un software che si chiama Desidim e è stata quindi personalizzata e attualmente sono disponibili quattro consultazioni online a cui potete partecipare iscrivendovi alla piattaforma. Proprio per agevolare il lavoro e la partecipazione delle persone a queste consultazioni online che sono state predisposte su Partecipa, stiamo organizzando una serie di webinar informativi proprio per incentivare la partecipazione della cittadinanza, degli stessi dipendenti pubblici e anche di aziende e stakeholder che intendono partecipare alle tematiche proposte. Infatti sono stati già fatti diversi webinar. Ieri abbiamo presentato, c'è stata una presentazione istituzionale della piattaforma Partecipa del portale consultazione.gov.it e invece l'11 dicembre è stata presentata una consultazione dedicata alla trasparenza e all'anticorruzione. Oggi appunto presenteremo le linee guida che sono in consultazione e martedì 17 dicembre invece presenteremo una consultazione pubblica sulla semplificazione. Sempre nell'ambito di questo progetto, in particolare nel progetto con il Dipartimento per le Riforme Istituzionali, abbiamo organizzato una serie di webinar dedicati alla partecipazione e in particolare anche presentando delle esperienze concrete di enti locali. Mi preme appunto comunicare che il webinar di lunedì è stato annullato per problemi della relatrice, quindi appunto come vedete abbiamo mandato anche una mail agli iscritti, comunque insomma, chi è presente oggi, insomma, volevo informarlo che si è iscritto, volevo informarlo che insomma il webinar è stato annullato, mentre sono confermati i webinar di mercoledì 18 con l'esperienza del Comune di Reggio Emilia e di giovedì 19 con l'esperienza della Rete Civica di Milano. Comunque, tutti i webinar del progetto potete trovarli a questo link, dove potete vedere anche le registrazioni e i materiali di tutti i webinar finora organizzati, nonché iscrivervi ai prossimi webinar. Entrando nel merito del tema di oggi, appunto oggi parleremo delle linee guida sulla consultazione pubblica e l'idea è quella insomma di darvi tutti gli elementi per poter partecipare. Questa è la piattaforma Partecipa, la pagina di presentazione di questa consultazione che adesso vedremo nel dettaglio con i nostri relatori. E io vi ricordo che per qualsiasi domanda, dubbio anche sull'uso degli strumenti di questa piattaforma potete fare domande in chat, le porremo ai relatori. E vi ricordo anche che la registrazione e i materiali di questo webinar saranno pubblicati su Eventi Pia, quindi potrete rivedere la registrazione su questa pagina che appunto presenta l'evento dove vi siete iscritti.
Io direi, non aggiungo altro, visto che abbiamo due relatori oggi, Andrea Flori del Dipartimento della Funzione Pubblica e Carolina Raiola del Dipartimento, scusate, no, Andrea Flori del Dipartimento per le Riforme Istituzionali e Carolina Raiola del Dipartimento della Funzione Pubblica, che ci presenteranno appunto le linee guida e come partecipare alla consultazione. Buongiorno Andrea, io ti lascio la parola e condivido le tue slide. Grazie e buon webinar a tutti. Grazie Michela, buongiorno a tutti, spero che che mi sentiate bene. Sì, come ha già introdotto Michela, il webinar di oggi è dedicato a una presentazione di questa consultazione pubblica sulla bozza di linee guida sulla consultazione. Una consultazione che si svolge su questa piattaforma Partecipa, di cui appunto parlava anche Michela, e credo che il webinar di oggi sia anche una occasione per continuare a familiarizzare un po' con Partecipa. Già nei webinar dei giorni scorsi sono stati fatti più presentazioni delle funzionalità, diciamo, di Partecipa. Oggi vedremo in particolare alla prova, diciamo, dell'utilizzo Partecipa nella sua componente che consente di commentare dei testi. In questo caso, appunto, la componente è il testo che abbiamo reso commentabile, appunto, questa bozza di linee guida sulla consultazione. Queste linee guida sono uno dei tasselli di un progetto complessivo che è finalizzato a promuovere e rafforzare il ricorso alla consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni e quindi di renderle al contempo, di aumentarne la qualità, l'efficacia e la trasparenza. In particolare questa consultazione appunto ad oggetto questa bozza di linee guida, affinché, diciamo, tutti i soggetti interessati possano inviare commenti e proposte relativamente a questo documento in vista dell'adozione della versione finale, diciamo, definitiva del documento. Lo scopo, appunto, è di migliorare questo documento grazie al contributo che verrà da tutti i partecipanti. Come detto, la consultazione si svolge su Partecipa. Questa è la schermata che troverete accedendo a questo link su Partecipa. Poi vedremo anche meglio con appunto delle schermate proprio della stessa piattaforma come si partecipa. Questa consultazione in realtà si svolge in più fasi. Una delle caratteristiche di Partecipa, una delle caratteristiche più interessanti di Partecipa è che consente di concepire e progettare le consultazioni come un processo. Quindi non soltanto la consultazione non è soltanto la fase appunto di raccolta di commenti e contributi in senso stretto, ma è un vero e proprio processo che quindi ha una fase iniziale informativa, ha una fase appunto di raccolta dei contributi e poi ha la fase diciamo, finale, conclusiva, ma non meno importante, anzi molto rilevante, di restituzione dei risultati. Così è per questa consultazione. In questo momento è attiva la fase di raccolta dei commenti, quindi accedendo a Partecipa tutti i soggetti interessati possono inviare il proprio contributo sullo schema del documento. A seguire, appunto, al termine della consultazione saranno appunto analizzati i commenti e per risposte, appunto, presentati i risultati. La consultazione si rivolge a tutti i soggetti interessati, diciamo in primo luogo sicuramente i dirigenti e funzionari delle pubbliche amministrazioni che realizzano processi partecipativi nelle proprie organizzazioni, ma in realtà si rivolge a chiunque sia interessato al tema, o anche comunque cittadini, imprese, associazioni. Chiunque sia interessato, diciamo, a partecipare al tema dei processi partecipativi.
La consultazione è aperta per, aperta, diciamo, la fase di raccolta di commenti è aperta per 3 mesi, esattamente fino al 5 marzo del prossimo anno, e questo è in linea anche con le raccomandazioni sul periodo diciamo, di svolgimento della consultazione che sono contenute nelle linee guida. Quindi questo si è aperta il 6 dicembre, in questo momento è attiva la fase di raccolta dei contributi. E al termine della consultazione, i contributi verranno presi in considerazione, analizzati e presi in considerazione ai fini della stesura della versione finale del documento, e per assicurare un adeguato feedback sullo svolgimento della consultazione, verrà pubblicato, per risposta è pubblicato un report che sintetizzerà in forma anonima aggregata gli esiti della consultazione e fornirà diciamo, darà conto appunto delle risultanze di questo processo di consultazione anche rispetto poi alla versione finale del documento. Come accennavo prima, adesso vediamo un po' in dettaglio come si partecipa alla consultazione. Il primo passo chiaramente è la registrazione sulla piattaforma Partecipa. Partecipa consente a tutti gli utenti di consultare le pagine del sito, di vedere le consultazioni, per inviare il proprio contributo è necessario comunque registrarsi, quindi questo è un passaggio necessario per poter partecipare. Quindi al link che trovate in alto a destra sulla home page di Partecipa c'è appunto la pagina di registrazione. Seguendo le istruzioni indicate è possibile creare un profilo utente e appunto effettuare il login sulla piattaforma. Nella home page di Partecipa sono indicati tutti i processi attualmente attivi, insomma in questi blocchi che vedete qui in basso, e da questi link potete accedere alla consultazione commenta alle linee guida sulla consultazione. Questa è la schermata che vedevamo prima, appunto la schermata di presentazione, la pagina di presentazione della consultazione. Qua è riportato diciamo, il documento di consultazione con sostanzialmente i contenuti che vi illustravo poco fa, quindi gli obiettivi, quali saranno poi a chi si rivolge, quali saranno poi, come saranno presentati i risultati. Il passaggio successivo è quello di consultare, scusate, gioco di parole, leggere le linee guida per la consultazione che possono essere appunto o scaricate in formato PDF o visualizzate appunto online direttamente sul testo commentabile. Se volete scaricare il PDF della bozza di documento, questo si trova al link riportato nella sezione documenti relativi nella pagina di presentazione della consultazione. Come si commenta il documento? Ciascun paragrafo della consultazione è commentabile, cioè le varie sezioni, il testo delle linee guida è diviso in sezioni, ciascuna delle quali è commentabile. Ed è commentabile appunto attraverso il pulsante commento che trovate a fianco a ciascuna parte commentabile del testo. E appunto si aprirà una finestra che vi consente di inserire il proprio contributo nello spazio apposito. Alcune piccole avvertenze, ma non abbastanza importante, è leggere prima di partecipare con attenzione le istruzioni riportate nella pagina di presentazione della consultazione, oltre ovviamente alle diciamo, tutte le istruzioni e i termini e le privacy policy contenute relative alla registrazione su Partecipa. In particolare due piccoli highlight vi segnalo. In primo luogo, tutti i commenti che vengono inseriti chiaramente sono pubblici. E attenzione ai contenuti che vengono inseriti, anche perché per rimuoverli occorre rivolgersi al moderatore. Se comunque
ovviamente non si desidera essere, che il proprio commento sia reso pubblico sulla piattaforma, è possibile in ogni caso fornita la possibilità di inviarlo per posta elettronica all'indirizzo partecipa@governo.it. E con questo io direi che possiamo concludere la parte di istruzioni, diciamo, di indicazioni su come si partecipa. Non so se ci sono dubbi o domande, in ogni caso siamo a disposizione anche con le domande sia adesso che dopo, e in ogni caso partecipa, questo indirizzo partecipa@governo.it, possono essere inviate anche comunque richieste di help per quanto riguarda l'utilizzo della piattaforma. Passerei quindi diciamo in questa seconda parte di questa presentazione, prima che di passare la parola alla dottoressa Raiola, entriamo, diciamo, nella parte di presentazione dei contenuti delle linee guida. Io in questa fase presenterò la parte generale, perché diciamo, il documento di linee guida è diviso in due, diciamo, può essere diviso, considerato diviso in due parti. Una prima parte di carattere generale, che appunto fornisce alcune diciamo, informazioni di tipo generale, ma chiarisce che cos'è la consultazione, quando è utile utilizzarla, quando e perché, chi si coinvolge, e poi elenca anche alcuni principi sulla consultazione. E poi la seconda parte invece ha un taglio operativo, appunto su questo si soffermerà l'autoressa Raiola. Qui vedete diciamo, l'indice della parte generale di cui vi parlavo poc'anzi. La prima parte è introduttiva, contestualizza un po', diciamo, fornisce un po' di elementi di contesto in cui si muovono queste linee guida. Il primo elemento è che le linee guida si muovono nell'ambito di questa previsione normativa del codice dell'amministrazione digitale, in base al quale appunto le pubbliche amministrazioni sono chiamate a favorire l'utilizzo delle nuove tecnologie, per promuovere una maggior partecipazione dei cittadini, anche al fine sia di consentire insomma, la partecipazione diciamo, alla vita, al processo democratico, sia per consentire il miglioramento degli atti stessi delle amministrazioni. Inoltre, queste linee guida sono altresì ispirate a tutte le raccomandazioni elaborate a livello sia internazionale che europeo in materia di miglioramento della qualità della regolazione, ma anche di governo aperto, in particolare appunto, con i principi di open government formulati dall'OCSE. Le linee guida sono un documento che si rivolge alle amministrazioni centrali, ma in realtà possono essere considerati un utile strumento a disposizione di tutte le pubbliche amministrazioni, che intendano, quindi anche regionali e locali, che intendono promuovere processi di tipo consultivo. Una precisazione importante riguarda le consultazioni che si svolgono nell'ambito dell'adozione o revisione di atti normativi sottoposti ad analisi di impatto della regolazione. In questi casi, cioè quando abbiamo a che fare con consultazioni in ambito analisi o verifica di impatto della regolamentazione, è importante tenere presente che il riferimento è comunque sempre il regolamento AIRE, cioè il DPCM numero 169 del 2017, e il riferimento metodologico è contenuto nella apposita guida all'AIRE e alla VIR, dove c'è appunto una parte specifica sulla consultazione, che peraltro nello stesso schema di linee guida è più volte richiamata. Il primo paragrafo chiarisce, intende insomma dare un chiarimento sulla definizione di consultazione e su quali sono le caratteristiche della consultazione. Ai nostri fini consideriamo consultazione uno strumento che consenta alle amministrazioni di raccogliere il punto di vista dei soggetti interessati, quindi cittadini, imprese e loro organizzazioni, nell'elaborazione di politiche pubbliche. Cioè,
In altre parole, diciamo quando si ha una consultazione, l'amministrazione mette in atto un vero e proprio scambio comunicativo con i cittadini, si attua un vero e proprio scambio comunicativo con i cittadini su una determinata questione. Cioè, un'amministrazione sottopone a tutti i soggetti interessati un determinato tema, una determinata proposta, una questione e chiede agli interessati di fornire un contributo, cioè li sollecita a partecipare. Quindi in questo caso appunto come dire, l'amministrazione chiede un contributo ai soggetti interessati, pur restando comunque in capo alla stessa amministrazione insomma, la responsabilità decisionale, nel senso non si sposta diciamo, la responsabilità decisionale che resta comunque in capo all'amministrazione, che può comunque che prende in considerazione i contributi pervenuti, ma può poi decidere come procedere. Il secondo paragrafo invece fornisce appunto insomma, delle utili indicazioni su quali sono i vantaggi legati, diciamo, alla consultazione, perché è importante consultare. La prima riflessione che presentiamo qui appunto è che la consultazione può servire per raccogliere informazioni, elementi conoscitivi. Tramite la consultazione, infatti, l'amministrazione chiede appunto ai soggetti interessati di fornire informazioni o dati che possono essere utili ad arricchire le loro informazioni a disposizione della stessa amministrazione in modo da migliorare la stessa decisione. Non di rado, diciamo, può accadere appunto che vi sia un vero e proprio arricchimento del patrimonio informativo a disposizione dell'amministrazione. Quindi, in questo senso, è un prezioso ausilio per l'amministrazione. Un secondo vantaggio è sicuramente che la consultazione consente di migliorare la qualità delle decisioni, perché consente appunto di portare appunto all'interno del processo decisionale degli elementi che altrimenti non sarebbero presi in considerazione, o comunque consente di quindi dà modo all'amministrazione di bilanciare al meglio gli interessi in gioco nell'ambito di una decisione e non solo può consentire può permettere appunto di ridurre la possibilità che si verifichino diciamo, difficoltà nell'attuazione di una decisione. Quindi consente a volte di prendere in considerazione in anticipo eventuali problemi che potrebbero verificarsi in fase attuativa. Oltre a tutto ciò, comunque la consultazione e in generale appunto la partecipazione consente appunto diciamo, di recuperare un po' il senso di fiducia nelle istituzioni. Altro elemento importante è quello di consentire una verifica degli effetti delle decisioni. Spesso gli elementi forniti dai destinatari di una decisione sono indispensabili per valutarne gli effetti, per capire per esempio se le norme hanno funzionato, se ci sono stati se ci sono difficoltà attuative, se ci sono complicazioni burocratiche e via dicendo. L'ultimo aspetto su cui mi soffermerei velocemente è quello di, appunto, di rafforzare anche la trasparenza di un processo decisionale. Consultare significa infatti anche informare adeguatamente i cittadini, i soggetti interessati sulle intenzioni dell'amministrazione. E inoltre consente anche di dar trasparenza a valle di una consultazione sulle decisioni assunte, su quali sono appunto in che modo si è giunti ad una decisione, anche alla luce dei contributi che sono pervenuti. Il terzo paragrafo appunto invece riguarda quando sarà la consultazione, quindi riguarda diciamo, mi soffermerei su alcune riflessioni. In primo luogo, che i soggetti interessati dovrebbero essere coinvolti in tutte le fasi del processo decisionale, cioè immaginando appunto il ciclo, diciamo, di vita di una decisione, potremmo dire che la consultazione non deve avvenire soltanto nella fase di adozione di una decisione, ma in tutte le fasi di questo ciclo, quindi dalla definizione delle priorità di intervento
alla elaborazione e formulazione del contenuto di una decisione e alle successive fasi di implementazione, monitoraggio e verifica dell'efficacia di una decisione già assunta. Inoltre è importante coinvolgere i soggetti interessati sin dalle prime fasi di un processo decisionale, così che sia possibile per chi partecipa contribuire a definire il contenuto della decisione, cioè non soltanto quando la decisione è già stata, diciamo, di fatto, il contenuto di fatto è già stato definito, ma sin dall'inizio. E un altro elemento su cui si sofferma la bozza di linee guida riguarda appunto i criteri che possono guidare le amministrazioni nel valutare se dar corso, se avviare una consultazione o un processo di tipo consultivo. In questo caso, fermi restando l'ipotesi in cui vi sia un obbligo di legge, appunto normativo, di consultare, le amministrazioni possono valutare se ricorre alla consultazione in base ad alcuni criteri. Quelli che le linee guida, appunto, a cui fanno riferimento, richiamati dalle linee guida, sono appunto per esempio la numerosità dei destinatari collegati appunto alla decisione, la rilevanza dell'impatto di questa decisione e la rilevanza dell'acquisizione, della necessità, diciamo, di acquisire informazioni ai fini dell'adozione della decisione. Il paragrafo successivo appunto riguarda i soggetti che devono essere coinvolti in una consultazione e qui si danno due indicazioni soprattutto. La prima è di utilizzare un approccio più inclusivo possibile, cioè che la partecipazione deve essere la più ampia possibile e in questo senso si danno due cose vanno tenute a mente e sono poi chiaramente dettagliate meglio nella parte operativa. Attenzione a identificare in fase, diciamo, di progettazione i soggetti che devono essere consultati e attenzione a prestare attenzione a non escludere, ma anzi a coinvolgere soggetti che potrebbero essere più vulnerabili o sottorappresentati. D'altro canto, occorre anche evitare il rischio che l'amministrazione si esponga alla cattura, diciamo, a una cattura da parte degli interessi più organizzati. Il secondo elemento è quello di assicurare la massima trasparenza, cioè l'amministrazione può valutare in alcuni casi di mirare la consultazione ad alcune categorie di soggetti in particolare, perché magari sono esperti di un determinato tema, nel caso di una consultazione particolarmente tecnica, in questo caso queste consultazioni sono definite consultazioni mirate, tuttavia anche in questa ipotesi è importante che l'amministrazione renda trasparenti questo tipo di scelta, esplicitandone sempre, diciamo, i criteri e le motivazioni. Prima di chiudere, per la parte generale, resta da spendere alcune parole sui principi a cui devono attenersi le amministrazioni nell'attività di consultazione. Questo documento cerca un po' di fare il punto sui principi in materia di consultazione perché, come noto, esistono diversi documenti che se ne sono occupati, esistono tra l'altro linee guida sulla consultazione adottate nel 2017 dal Ministro per la Semplificazione della Pubblica Amministrazione. Questi principi, diciamo, si pongono in coerenza e, diciamo, ne forniscono una possibile sintesi, diciamo, dei vari principi che sono riassumibili, diciamo, in questi tre principi fondamentali: quello di inclusione e di accessibilità, quello di efficacia e tempestività e i principi di trasparenza e riscontro sui risultati. Io mi fermerei qua, fermo restando appunto che sono benvenute tutte le domande, le richieste di chiarimenti e darei la parola alla dottoressa Raiola, che invece entrerà sulla parte più operativa del documento. Benissimo, grazie dottor Flori per la chiarezza. Insomma, invito tutti, penso che questo documento sia molto utile per dare, insomma, una forma, una coerenza alla progettazione e realizzazione di consultazioni pubbliche, quindi invitiamo tutti
dei partecipanti, insomma, di oggi a consultare le linee guida sulla consultazione e a darci un proprio contributo, un proprio feedback in modo da rendere questo documento il più possibile, insomma, condiviso e che possa accogliere anche il contributo di persone che hanno esperienza su questi temi. Quindi vi invitiamo, insomma, ad accedere su Partecipa, iscrivervi e a inserire i vostri commenti. E a questo punto sì, darei la parola alla dottoressa Raiola per proseguire con questo webinar. Condivido subito le slide. Eccole, benissimo. Buongiorno, non ti sentiamo, forse non so se il microfono è stato disattivato. Sì, ecco, ora mi Buon sentite? proseguimento a tutti, io spengo la mia webcam. Okay. Grazie Michela, grazie al dottor Flori e grazie a tutti voi che siete qui e intervenite in questo webinar. Naturalmente tutte le questioni sono benvenute da parte vostra. Se non mi sentite, insomma, scrivetelo e io alzerò la voce. Ho visto che si sono aggiunte persone anche con un leggero ritardo. Io ringrazio queste persone. Magari faccio un attimo di nuovo la sintesi di quanto detto per coinvolgere anche loro. Cioè, siamo qui in questo webinar a presentarvi una consultazione sulle linee guida sulla consultazione. La consultazione è aperta sulla piattaforma partecipa.gov.it. È aperta ai commenti di tutti voi, di tutti i soggetti interessati, personale delle pubbliche amministrazioni, cittadini, imprese, chiunque sia interessato al tema della partecipazione alle decisioni pubbliche. Quindi vi invitiamo a commentare il testo delle linee guida che offrono le linee guida sono naturalmente in bozza, i contenuti sono aperti al commento di tutti voi e l'intento è appunto di costruire insieme a voi un documento migliore. Ora il dottor Flori vi ha illustrato come è possibile partecipare e io e vi ha illustrato la prima parte del documento, la parte generale, che contiene gli aspetti più, diremo, teorici, i principi, le indicazioni, generali su chi può partecipare, cioè chi deve partecipare alle consultazioni pubbliche, contiene la definizione di consultazione pubblica, e anche, indicazioni su quando svolgere le consultazioni. Quindi, se siete interessati a commentare questi aspetti, della consultazione, vi invitiamo a, visionare innanzitutto questa prima parte del documento. La seconda parte del documento è invece una parte, più operativa, ossia, si rivolge, soprattutto in primo luogo a chi deve svolgere le consultazioni, ossia all'amministrazione, al personale delle amministrazioni che appunto in queste linee guida dovrebbe trovare una sorta di strada per poter svolgere le consultazioni in modo che siano in linea con i principi generali e in linea con le raccomandazioni sia nazionali che internazionali sulla partecipazione. Questa seconda parte si articola in tre macro sezioni. Innanzitutto una sezione che è il cuore, insomma, delle linee guida, della parte operativa delle linee guida, che è la sezione consultare in cinque passi. Le linee guida individuano 5 passi per poter svolgere le consultazioni. Naturalmente è una scelta che è stata effettuata, anche su questo sono benvenuti i vostri commenti. La seconda macro sezione è una checklist che ci pareva potesse essere
un valido strumento per le amministrazioni per verificare che tutte le indicazioni, per verificare di aver seguito tutte le indicazioni contenute nelle linee guida. E la terza parte è un appendice, che anche vi invitiamo naturalmente a commentare, che riepiloga un po' le indicazioni sulle normative sulla consultazione ad oggi esistenti, cioè individua delle normative, poi la vedremo, delle discipline attualmente vigenti e fa un po' il punto su quanto attualmente esiste nel nostro ordinamento sulla partecipazione. Io andrei subito alla parte sui 5 passi. Allora, le linee guida scelgono di individuare 5 diversi passi per l'organizzazione delle attività relative allo svolgimento delle consultazioni pubbliche. Il primo passo è il passo di progettazione, perché le linee guida partono dal presupposto che non esiste un unico modo di fare consultazioni. Le consultazioni devono essere ben pensate e ben progettate, e quindi questo primo passo attiene proprio a questa fase di riflessione su come impostare la consultazione. Il secondo passo è quello relativo alla preparazione dei materiali, quindi nel concreto la scrittura del questionario, poi lo vedremo, di tutti i materiali informativi e propri della consultazione. Il terzo passo è il passo dello svolgimento, ossia la fase in cui sono poi effettivamente raccolti i commenti e i contributi dei partecipanti. Il quarto passo, molto importante, perché risponde al principio di trasparenza, è la rendicontazione dei risultati della consultazione. E poi c'è un quinto passo, altrettanto importante per il miglioramento delle attività di consultazione svolte, che è quello di valutazione delle attività di consultazione. Vediamo quindi il primo passo, cioè come le linee guida affrontano il passo di progettazione della consultazione. Questo passo descrive, come vedete, le possibili decisioni che le amministrazioni possono prendere per svolgere la consultazione, elaborare la strategia di consultazione, le possibili decisioni e le attività necessarie per poter disegnare la consultazione. Si articola in due macro attività che sono l'analisi del contesto e la progettazione vera e propria della consultazione. Mi preme molto segnalarvi che in questa fase di progettazione, quindi nel passo 1, troverete anche un focus sulla protezione dei dati dei partecipanti. Allora, nel documento in PDF che potete scaricare diciamo, dalla pagina della consultazione, questo focus è appunto contenuto nel passo 1 di progettazione. Nel documento commentabile online lo trovate come alla fine, lo vedete nell'indice alla fine, ed è un blocco di informazioni molto interessante per cercare di capire se si è in linea o meno con le prescrizioni attuali in materia di privacy. Andiamo subito al passo 1.1, cioè le linee guida dicono che prima ancora di progettare la consultazione occorre riflettere innanzitutto sul contesto in cui la consultazione dovrebbe avvenire. Quindi parte dal presupposto che, esclusi i casi in cui vige un obbligo di consultazione, non necessariamente sempre la consultazione può essere utile. Ovviamente
la consultazione è sempre auspicabile, ma ci potrebbero essere una minoranza di casi in cui la consultazione invece non è così, potrebbe non essere così efficace. E in questo passo, cioè in questo paragrafo, si parla proprio di questo, cioè di riflettere sull'oggetto della consultazione, sugli obiettivi che ha l'amministrazione, ossia perché vuole consultare, di riflettere sul punto in cui è la decisione, quindi se ci si trova a valle oppure a monte di una decisione, oppure se si ha già un testo scritto, se si ha soltanto un'idea di decisione. E poi una riflessione, appunto nel paragrafo c'è indicato di fare una riflessione anche sulle risorse che le amministrazioni possono utilizzare per la consultazione. A valle di questa analisi di contesto, il risultato è stabilire se è utile o meno consultare. Ovviamente la precauzione delle linee guida è di dire che è sempre auspicabile consultare, ma di riflettere bene in modo da non portare avanti i processi consultivi che facciano perdere tempo alle amministrazioni e ai cittadini, ossia dei processi consultivi che non rispondono ai principi della consultazione, che troverete anche nella parte generale. Una volta stabilito che è utile consultare, allora si va avanti nella progettazione. La progettazione è una parte delle linee guida, vedrete, abbastanza ricca di paragrafi, perché si sofferma su vari aspetti della progettazione. Innanzitutto sugli obiettivi della consultazione, su come identificare i destinatari, su quali sono i tipi di consultazione tra cui è possibile scegliere, come regolarsi in base ai tempi e alle fasi della consultazione, affronta l'aspetto di come progettare la consultazione in modo che si allinea con le disposizioni sulla privacy, dà indicazioni sulla progettazione delle attività di comunicazione relative alla consultazione, e sulla formulazione degli indicatori per la valutazione delle attività. Quindi alla fine di questo passo le amministrazioni, ricorrendo anche a quanto scritto nelle linee guida, dovrebbero poter formulare un progetto di consultazione e poter andare avanti nello svolgimento. Mi soffermerei sugli aspetti su alcuni aspetti della fase di progettazione. Vedete, le linee guida individuano alcuni obiettivi che si possono perseguire attraverso lo svolgimento della consultazione. Vedete che c'è un elenco, anche su questo naturalmente come su tutto sarà importante il vostro contributo: raccogliere informazioni, raccogliere commenti, criticità, idee, individuare priorità di intervento, scegliere tra diverse ipotesi di intervento, valutare l'attuazione di precedenti decisioni, oppure accrescere la condivisione sulle scelte. Le linee guida approfondiscono, anche se diciamo in maniera sintetica, ognuno di questi possibili obiettivi. Un'altra scelta che è stata eseguita nelle linee guida è quello di formulare, di individuare possibili alternative tra metodi e tecniche tra cui le amministrazioni possono scegliere. Le linee guida cercano d'altra parte di insistere sull'idea che sia anche possibile, anche auspicabile, a seconda degli obiettivi che si vogliono perseguire,
combinare tra di loro diverse tecniche o diversi metodi. L'elenco, cioè le possibili scelte che si mettono a disposizione delle amministrazioni, vedete, sono riportate in questo elenco, le troverete nel paragrafo appunto 1.2, e sono la scelta tra consultare online oppure dal vivo, la scelta tra fare le consultazioni aperte o le consultazioni mirate, di cui prima il dottor Flori ha parlato, oppure di fare degli avvisi pubblici per la partecipazione, di scegliere se avere un testo commentabile oppure no. Vedete che attualmente noi abbiamo uno schema di linee guida, quindi ci ritroviamo proprio sulla prima ipotesi, ossia l'esistenza di un testo che le persone poi possono commentare. La scelta, altrettanto importante, tra svolgere una consultazione che favorisca o meno il confronto tra i partecipanti e un altro tipo di scelta tra metodi e tecniche è quella di verificare se è necessario fare una consultazione a tempo ciclica oppure permanente. Quindi questo paragrafo appunto dà indicazioni su questo tipo di scelte che possono essere effettuate. C'è anche un paragrafo sugli strumenti, in cui oltre alla in cui si evidenzia la necessità di fare attenzione al grado di rappresentatività dell'iniziativa di consultazione che si vuole svolgere. Il focus protegge i dati dei partecipanti. Vi ricordo che, come ho detto prima, lo troverete nella versione online commentabile alla fine del documento, ma è di pertinenza sostanzialmente della fase di progettazione. Si sofferma in modo molto dettagliato sulla nuova normativa sulla protezione dei dati personali. E cerca di dare indicazioni puntuali su come disegnare una consultazione che sia in linea con quanto prescritto. Quindi dà indicazioni circa i soggetti coinvolti, i principi da seguire, il principio di minimizzazione, pseudonimizzazione, li troverete tutti nel testo. Su come scrivere un'idonea informativa e come pubblicare resoconti e le osservazioni in modo che non si leda la privacy dei partecipanti, indicazioni su quali sono le categorie particolari di dati personali che impongono all'amministrazione a fare un po' più di attenzione alla privacy dei partecipanti, le misure di sicurezza e le sanzioni per il mancato rispetto delle indicazioni della normativa. Quindi anche su questo naturalmente vi invitiamo a commentare, a mandare il vostro contributo. Dopo il primo passo sulla progettazione c'è il secondo passo sulla preparazione dei materiali. I materiali, anche in questo caso, le linee guida cercano di dare un aiuto alle amministrazioni per capire quali sono i materiali necessari quando si svolge una consultazione. Quindi dà indicazioni su come deve essere scritto il documento di consultazione, su i materiali, indica che è necessario preparare materiali informativi di supporto alla consultazione. Dà indicazioni su come formulare i quesiti, gli eventuali quesiti di consultazione e sui materiali di comunicazione necessari. Diciamo nel quarto paragrafo, sui materiali,
vediamoli con ordine, scusatemi, nel documento di consultazione vengono elencati le informazioni minime, cioè nel paragrafo sul documento di consultazione sono elencate le informazioni minime necessarie da inserire nel documento di consultazione. Quindi la data di apertura e di chiusura, l'oggetto, gli obiettivi, i destinatari della consultazione. Si dice anche che nel documento di consultazione deve essere è importante mostrare i quesiti che si vogliono sottoporre ai partecipanti senza costringere loro a registrarsi o a partecipare necessariamente per poter visionare la consultazione. L'informativa sulla privacy, indicazioni sull'uso che verrà fatto dei commenti e su come si intende pubblicarli, sugli uffici responsabili per la consultazione, quindi sempre una mail di riferimento per i malfunzionamenti e indicazione di chi sostanzialmente svolge la consultazione, le regole di comportamento e i termini d'uso per partecipare. Quindi questo è un elenco che le linee guida ha ipotizzato di contenuti del documento di consultazione. Riguardo ai materiali informativi, le linee guida danno ipotesi di materiali che possono aiutare le persone a partecipare con più elementi informativi a disposizione. Le linee guida affrontano anche il tema dei quesiti e ipotizzano che sia possibile consultare anche senza porre domande ai partecipanti. E riguardo al quarto punto, sui materiali di comunicazione, dà indicazioni generali sulle canali da utilizzare per poter promuovere la consultazione e dà una specifica indicazione alle amministrazioni di comunicare la consultazione al portale unico consultazione.gov.it che è parte del progetto Partecipa. Non so se avete avuto modo di visionarlo già, insieme alla piattaforma partecipa.gov.it è stato contemporaneamente lanciato il portale unico consultazione.gov.it, sempre dai dipartimenti della funzione pubblica e il Dipartimento per le Riforme Istituzionali, e il portale è un collettore di link delle consultazioni in corso nelle amministrazioni pubbliche. Quindi qualsiasi amministrazione che svolge una consultazione può inviare la notizia al portale che ne darà, che così potrà consentire a tutte le persone che vogliono partecipare di visionare le iniziative italiane in corso. Il passo 3, dopo il passo della preparazione dei materiali, le linee guida affrontano la fase di svolgimento vero e proprio della consultazione. In questo passo si descrivono le attività da svolgere quando la consultazione è aperta, ossia quando è aperto il tempo in cui le persone possono commentare e inviare il proprio contributo, da indicazioni relative alla gestione dei contributi, ossia su come organizzare il gruppo di lavoro, come raccogliere i contributi, analizzarli e moderarli, ossia le linee guida prevedono anche che ci possa essere in alcuni casi la moderazione dei contributi. Le linee guida, d'altronde, sempre in questa fase di svolgimento della consultazione, si soffermano sulle precauzioni per l'uso della consultazione, ossia danno indicazioni su eventuali problemi che si possono che possono accadere
accadere, diciamo, questioni che possono accadere mentre la consultazione è in corso, ossia un volume di contributi troppo alto, per esempio, oppure contributi non particolarmente rilevanti, il fatto che partecipi solo una categoria di soggetti interessati, che quindi la consultazione non sia effettivamente partecipata da tutte le persone che dovrebbero partecipare, e poi il problema, che può anche verificarsi, del rallentamento del processo decisionale. Questi sono i problemi che individuano le linee guida per la fase di svolgimento della consultazione. Le linee guida poi danno indicazione relativa alla necessità di presidiare la consultazione anche attraverso la comunicazione, anche in fase di svolgimento, non solo in fase di lancio. Il quarto passo è quello sulla rendicontazione dei risultati, che individua le attività da svolgere appunto per assicurare trasparenza sugli esiti della consultazione. Ora, in questo passo si danno, in linea con i principi, indicazioni sulle informazioni minime necessarie per assicurare la trasparenza sui risultati. Vi invito a visionare il paragrafo relativo per vedere appunto l'elenco delle indicazioni che le linee guida individuano per assicurare la trasparenza delle iniziative di consultazione. E le linee guida dicono, cioè scrivono anche e raccomandano anche alle amministrazioni di dare un riscontro sull'efficacia della consultazione, quindi di riportare nei report o in report successivi evidenze su di quali contributi sono stati recepiti nel processo decisionale. Dopo la fase di rendicontazione, le linee guida individuano un'ulteriore fase di valutazione delle attività di consultazione, che sarebbe il passo 5, e raccomandano alle amministrazioni di verificare il raggiungimento degli obiettivi, le caratteristiche della partecipazione, cioè di chi ha risposto, chi non ha risposto, l'impatto che i contributi hanno avuto nel processo decisionale, per valutare la consultazione svolta e poi più in generale tutte le attività di partecipazione attivate dall'amministrazione. In calcio al documento troverete anche una checklist che ve la mostro, individua le questioni da porsi per verificare che siano state seguite le indicazioni delle linee guida. Quindi vedete un elenco di attività che si potranno spuntare per verificare appunto che tutto sia stato svolto in linea con quanto raccomandato. Nell'appendice, come vi dicevo, si trova anche un elenco sulle normative di settore che prevedono lo svolgimento della consultazione. Anche qui vi invitiamo a commentare e eventualmente suggerire anche ulteriori normative che non sono state incluse. Vi ricordo anche che la raccolta dei commenti su questo schema di linee guida è partita il 6 dicembre e il 5 marzo si concluderà. Passo la parola a Michela, per me insomma. Grazie Carolina per questa presentazione, per questo excursus sulle linee guida, grazie mille, è stato tutto penso molto chiaro, i partecipanti confermano, infatti al momento non ci sono domande, quindi non ci resta che invitare tutti a leggere le linee guida, a dare un contributo, magari a coinvolgere anche i colleghi coinvolti nelle consultazioni pubbliche, quindi un invito a tutti a consultare di più e comunque a partecipare a questa consultazione in modo da dare anche un punto di vista diverso e un contributo e un arricchimento a queste linee guida. Direi che a questo punto, se non avete nient'altro da aggiungere, possiamo chiudere il webinar. Carolina, penso che possiamo chiudere.
Va bene, allora grazie a tutti e vi do appuntamento ai prossimi webinar e auguro una buona giornata a tutti. Grazie.